siamo sulla SS4, a chilometro 146-200, stiamo realizzando una struttura di contenimento costituita in container che vengono riempiti di materiale di terreno, in quanto dobbiamo creare una struttura di protezione della Statale 4, perché ci troviamo proprio sotto il fronte della frana della frazione di Pescara del Tronto, una frazione che è stata completamente distrutta dal terremoto del 24 agosto e che ha subito anche parecchie vittime, se ci sono state 47 vittime. Si è creato una voragine che ha interessato un tratto della strada che veniva sulla parte alta, tant'è che quella porzione che si vede lassù in alto, che è una soletta in cemento armato, poggia soltanto adesso con quei due micropali che si vedono nella parte alta, e c'è pericolo che quella venga giù, anzi in questo momento probabilmente viene retta in equilibrio proprio dalle macerie delle abitazioni che sono cascate nella parte alta. Per cui, per dare continuità alla statale, stiamo creando questa struttura per poter far transitare il traffico in sicurezza. Devi girare dalla parte che...